Allora, Quartetto Cetra con le parodie che vennero realizzate ad Antenna 3 negli anni 80, prendendo in giro, ma con grande sapienza, insomma, i fatti della storia, i fatti della letteratura. Adesso, Paolo Ciortino, gli abbiamo uno di quelli complicati di eventi storici, perché la parodia riguarda Enrico IV a Canossa. Se magari mi mandate qualche fotografia. Allora, tu, appassionato storico di tanti periodi e anche del periodo, diciamo, ad ampio tratto medievale, questa è Canossa, Canossa, dove c'è una scala che questo imperatore tedesco dovette percorrere per andare a chiedere in ginocchio, per andare a chiedere perdono al Papa. Questo è un Enrico IV invece a teatro con Mastro Ianni, un'altra vicenda, e invece questo è proprio l'imperatore scornato che triste spera che il Papa gli conceda il perdono. Insomma, che vicenda è? Perché questo imperatore potente finì per andare a capochino con la cenere in testa, no? Siamo in Quaresima, chi va in chiesa, no, si è visto apporre proprio la cenere in testa in segno di pentimento. Insomma, che aveva fatto questo imperatore? Ma no, ma qui più che quello che aveva fatto, quello che è rimasto nella storia è il, diciamo, la leggenda geografica della metafora del perdono, certo, che è quella che su cui si sono concentrati anche i Cetra. Non è che abbiano fatto un riferimento storico preciso, anzi poteva esserci casomai un riferimento all'attualità del momento, più che al, perché è metafora. Da Canossa in poi, andare a Canossa è metafora, è chiedere perdono a chi e da chi, questo non si è mai capito chiaramente. Certo che però Virgilio Savona ha effettivamente ricevuto delle velate minacce in un certo momento. Questa è una visione interessante. Ma questo ancora negli anni precedenti agli anni di piombo, ma preparatori, comunque in un clima italiano molto, della cronaca italiana molto, molto greve, anche se stemperato dalla canzonetta, però cioè non era piaciuta una canzone gli avevano proposto. Sì, gli avevano fatto capire Rai. Fai la vecchia fattoria, ma non parlare di queste cose che sono perché noi adesso abbiamo andato prima a Black and White, che era una canzone molto divertente, che parlava comunque di rispetto per tutti, no, neri, bianchi, eccetera. In Rai fecero una cosa che riguardava una famosa vicenda mentre c'erano le proteste dei neri in America, eccetera, e arrivò a Savona via Chiusano un pizzino, diremmo oggi, di qualcuno, non si è mai saputo anonimo, chi, che diceva, guarda, tu occupati... Ma era anche vero, del resto, che nell'anonimato era anche vero che Virgilio Savona, in particolare, che era, diciamo, l'intellettuale del gruppo, come dire, assomiglia un po' anche a Cesare Pavese come infatti, figura. Se andiamo magari la foto con il gruppo, no? Fanno gli stupidi, ma erano tutt'altro che stupidi nel senso di divertenti, ma erano tutt'altro che, no? L'intellettuale impegnato, peraltro, perché impegnato, ma così, con molta discrezione. Sì, poi magari nei prossimi blocchi rimandiamo quel volume, quel saggio che è stato pubblicato proprio sul Savona critico e letterato, oltre al Savona cantante e musicista. Insomma, andiamo a vedere questa parodia. C'è questo imperatore che si era arrogato il diritto di nominare lui cardinali, di fare lui i cardinali, come invece doveva fare il Papa, e mal gliene incolse, perché e qui c'è la critica anche al potere temporale dei papi, no? C'è forte, perché alla fine dovette, perché se no era peggio, andare a Canossa e chiedere perdono al Papa. Vediamo. Suo Enrico imperatore di Sassonia, io so il suo confessore Fra Pasquale, adesso compirò una cerimonia. Quale?
via qua che motte faccio, cardinale. Ti ringrazio, mio sovrano, ma sta attento al Vaticano. Manco pagava. Me passa, frate bello, del tuo papà. Nipote mio, tu sfidi lo furor del sommo Dio. Caro sire, caro Enrico, questa cosa non si fa. Perdonate se vi dico che io fo quello che mi va. Pa, 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 pa. Vi voglio molto bene, cara santità, ma lo ripeto, faccio quello che mi va. E scomunica, è sempre scomunica, per te suonano a morto le campane. Il fatto mi sembra ridicolo, è un baffo a tortiglione, ciò mi fa. Scomunica, è sempre scomunica, il Papa deve farsi rispettare. E già, e se non lo fa, si perderà sti quattro sordi de cristianità. Mamma, non so più quel potentissimo sovrano che muoveva il mondo con un gesto della mano. Or da tutti quanti vengo sempre spernacchiato, sì. Oh mamma, perché sei scomunicato? Vattene a Canossa, dove il Papa dice tutti i giorni messa. Prendi una carrozza, vattene a Canossa e inginocchiati ai suoi piè. Sotto zero, paraponci ponci po, par di stare sul chi di mangiaro, paraponci ponci po, senza guante, senza scialli, gli si girano anche i calli, ai calli, ai calli. La pecorella mobile è tornata, oggi è comunque una bella giornata, sia lode al cielo per questo gelo. Straordinari, no? mi parlavano di queste vicende, no? Anche così un tempo addirittura non si potevano nemmeno citare, insomma, infatti forse ci metteva la musica di che lalla, che lalla. No, questo è geniale, è geniale, eh? Sì, geniale. Sì, sì, effettivamente adesso a risentirli è proprio geniale, la cioè trovata. Manco Dario, cioè tipo un Dario Fo de sì. Ante litteram, come, no, voglia di prendere in giro, sì, tutto, sì, sì, sì. Senza, gusto, senza censure, senza freni, no, inibitori. E poi c'era, non so se avete visto la regia, cioè la costruzione del castello era fantastica, cioè, dovete anche pensare che tutto avveniva nella prima, certo grande, ma TV commerciale, privata, libera, italiana, cioè quindi i mezzi dovevano essere parametrati anche a quello che era l'income, si direbbe oggi, no? Quindi capite che ci fu uno sforzo veramente televisivo eccezionale, e fa piacere che regga ancora il confronto con quello che vediamo intorno, anzi dal punto di vista artistico lo supera abbondantemente. Sì. Allora, signori, io devo andare in pubblicità, però volevo mostrarvi due vere e proprie, come dire,
rarità che mi sono state portate proprio da Antenna 3, dagli archivi di Antenna 3 e dall'associazione che cura la memoria, ma anche i materiali che noi utilizziamo per realizzare questa trasmissione. Cioè, se mi passi quel libro, Marika, allora, questi sono volumi che sono stati trovati, ne ho qui uno aperto, no? Come vedete, sono proprio i volumi composti da il quartetto Cetra, scritti dal quartetto Cetra, e per ogni parodia ci sono pagine e pagine di note, di appunti, di precisazioni, i testi delle canzoni, perché si trattava proprio anche a livello metrico di fare un lavoro infinito di rima e di composizione in versi sulle musiche di canzoni famose, volendo poi anche essere spiritosi, il che non è sempre facilissimo, anzi, perché in mezzo ci sono delle battute incredibili. Allora, adesso andiamo in pubblicità, ma poi, guardate, è pazzesco, no? Questo è proprio stato scritto dagli stessi Cetra, e ci sono due volumoni, no? Uno e due, piene di parodie scritte parola per parola, ovviamente, perché i Cetra, Savona soprattutto, erano precisissimi, no? Non lasciavano nulla al caso. È bellissimo poter sfogliare, leggere le note, le scritte a matita che sono state fatte, no? Vedete qua tutti, il coro, Elsa, insomma, i personaggi che dovevo interpretare. Allora, questa che io sfoglio è la parodia del Lohengrin, no? Non so se si fa. Ecco, bravissima la regia. Dopo la pubblicità entriamo proprio nella parodia del Lohengrin, e qui il confronto addirittura è con Wagner, no? Perché cercheremo di spiegare questa. Questo mito tedesco, ma sapete che poi fu magistralmente musicato dal grandissimo compositore Wagner. Vediamo come eccetera si confrontano con questa storia che di comico in sé non avrebbe nulla, no? Anzi, andrebbe trattata con estrema serietà, e invece ci sarà da ridere. A dopo.